Ciao a tutti ragazzi, benvenuti finalmente in questa nuova lezione di giapponese. E come vedete dal titolo, questa non è una lezione di giapponese come tutte le altre, ma una lezione di giapponese un po' speciale. Perché speciale? Perché, come vedete, non c'è nessuna lavagna, niente di niente. Infatti andrò a parlarvi di un'applicazione che io ritengo veramente straordinaria, che ci permetterà di imparare il giapponese nel modo che io ritengo il migliore possibile, ovvero parlare con persone che il giapponese lo parlano da una vita, quindi parlare con i giapponesi. Come già vi avevo detto in un video, qual è il modo migliore per imparare una lingua? Vivere nel paese in cui la si parla. Oppure, se i soldi non ce lo permettono, possiamo parlare con le persone che in quel paese ci vivono. Quindi ho trovato questa fantastica applicazione che si chiama HelloTalk, che ci permette di parlare con persone di qualsiasi altra nazione, che siano inglesi, cinesi, filippini, giapponesi, quello che vogliamo. E cosa abbiamo noi in comune con queste persone? Loro vogliono imparare la nostra lingua e noi la loro. Ad esempio, se noi vogliamo imparare il giapponese, parleremo con dei giapponesi che vogliono imparare l'italiano. Ma basta perdere tempo a parlare, vi faccio subito vedere come funziona l'applicazione. Ok ragazzi, dopo aver scaricato l'applicazione dall'App Store, vi dico subito che è disponibile per Google Play e per App Store. Andiamo su Apri e apriamo HelloTalk. Allora, io ovviamente l'ho già aperto e disinstallato, quindi qua vedete le mie conversazioni. Comunque, cosa ci verrà chiesto di fare inizialmente? Registrarci, creare un profilo in cui mettiamo, potete mettere una breve descrizione, una immagine del profilo, le cose basi proprio. Poi potremo modificare il nostro account in qualsiasi momento, mettere le impostazioni non disturbare, ovvero quando non vogliamo che ci invino i messaggi. Possiamo anche levarlo, così ce li inviano sempre anche a notte fonda. Ad esempio, state a scuola, volete mettere non disturbare, siete liberissimi di farlo. Molto bene, ma procediamo per gradi. Dopo aver installato l'applicazione e aver inserito la nostra mail, avremo davanti questa bellissima schermata. Cosa ci troviamo? Poi ci troviamo le persone con cui stiamo parlando nell'ultimo periodo. Quindi vedete, queste sono le mie conversazioni. Poi qua troviamo le persone che abbiamo aggiunto agli amici, se così si può dire. Come vedete qua al lato viene scritto molto bene che ore sono là oltre al sesso e l'anno della persona con cui stiamo parlando. Ovviamente, ripeto, non rompete le palle quando è arancione, perché vuol dire che la gente dorme. Come vedete, questo è il profilo di una persona. Ci verrà chiesto di dove è nativa la persona, quindi nativo Giappone, vive in Giappone e vuole studiare l'italiano. C'è una breve presentazione che lei ha scritto in inglese e ci dice anche da quanto tempo fa era online, quindi un'ora fa. E questi sono i nostri partner linguistici. Come cercare una persona? Allora, se noi abbiamo impostato che vogliamo imparare il giapponese, perché come avrete ben capito ci sono varie lingue, ad esempio se volete imparare il brasiliano, mettete origine italiana, voglio imparare il brasiliano, per cui in default vi cercherà il programma tutte quelle persone brasiliane che vogliono imparare l'italiano. Qua possiamo trovare le persone, ad esempio questa persona è online, lo aggiungiamo. Se ci ha detto vado in Italia a maggio, non so parlare bene italiano, parliamo con me in giapponese o in italiano. Come vedete, non tutte le persone parlano egregiamente. Come dice che l'ho aggiunto, ora siamo partner linguistici, iniziamo a parlare. Molto bene, qua la ricerca. Ovviamente si può cambiare il tipo di ricerca, ovvero se vogliamo vedere solo le persone che sono online in questo momento, oppure in base alla biografia, oppure in base al paese. Comunque vi consiglio di mettere, se avete seguito tutte le mie lezioni di giapponese, il livello di apprendimento giapponese a 2, perché come vedete molti giapponesi mettono italiano a livello elementare, qualcuno giusto è a livello 2 l'italiano. Voi mettete, se avete seguito le mie lezioni, ripeto, quindi le avete capite, potete tranquillamente mettere a livello 2, così fate capire che siete delle brave persone. Possiamo tradurre tutto quello che non capiamo, ad esempio come stai, buonasera. Possiamo sia mettere questa parte del discorso, ovvero quella in giapponese, tradurla dal giapponese all'italiano, oppure se vogliamo dire qualcosa in giapponese ma non sappiamo come si dice, tradurla dall'italiano al giapponese. Ad esempio, se scrivo cavolo vedrò la traduzione in giapponese. Adesso verrà anche implementata una nuova funzione, ovvero quella di scrivere automaticamente in romaji quello che ci scrivono gli altri, solo se vogliamo. Ad esempio, vi prendo questa conversazione che ho fatto, abbiamo parlato un po' in inglese, un po' in giapponese, un po' in italiano. Ad esempio qui io cliccando posso tradurre e mi dice direttamente cosa c'è scritto. Ovviamente queste persone ci parleranno sia in italiano che in giapponese, proprio quello che non sanno anche in inglese. Io mi sono veramente divertito a parlare con queste persone, ma non è finito qua quello che possiamo fare. Possiamo ad esempio registrare
dei messaggi vocali, oppure vabbè, a parte scrivere in giapponese o quello che è, possiamo anche addirittura registrare messaggi vocali, come vi dicevo. Quindi registriamo quello che ci pare, adesso io lo butto nel cestino perché sennò non capirebbe niente, e poi inviarglieli. Poi un'altra cosa interessante che possiamo fare è condividere lo schermo, correggere gli errori che gli altri fanno quando parlano. Anche noi faremo errori, quindi gli altri, se stiamo parlando con una buona persona, ce li correggerà sicuramente. Oppure uno scambio linguistico. Come vedete qua ci sono diversi parametri: 5 minuti a voce, 10 minuti a voce, 500 caratteri, 1000 caratteri. Cosa vuol dire? È come se fosse una gara, dobbiamo scriverci 500 caratteri prima in giapponese e poi in italiano. È davvero divertente come cosa, oppure anche a parlare, quindi parlare in totale 5-10 minuti, prima in giapponese, poi in italiano, prima in italiano, prima in giapponese. Ed è davvero divertente. Qua vediamo gli scambi linguistici che abbiamo effettuato, ovvero le nostre sfide, qua tutte le cose che abbiamo, i discorsi che abbiamo salvato, e qua infine ci spiegherà tutto quello che ancora non abbiamo capito. Questo è il Notepad, ci spiega tutto lui. L'applicazione è molto intuitiva e il modo migliore per imparare una lingua è parlare con chi la parla davvero, oppure vivere nel paese in cui la si parla. Però dato che tanti soldi non ce l'ha nessuno, scaricatevi questa fantastica app e poi parlate voi con chi volete. Come vi dicevo, questi sono i miei partner linguistici. Qua potete aggiungere chi cavolo volete, qua vi dirà chi è online e chi no, c'è parecchia gente, quindi ci mettete 2 secondi a trovare. Impostate i parametri che volete, ad esempio volete l'età, che ne so, tra i 18 e i 20 anni, volete che sia giapponese, livello nativo, che stia imparando italiano, un livello qualsiasi, e lui ve lo cercherà, vedete? Adesso mi sta cercando solo gente tra i 19 e i 20 anni, lei ne ha 19, lui ne ha 20, quindi è molto semplice. Vi ho detto praticamente tutto il necessario, tutto il base, il resto cercate di scoprirlo da soli. Comunque non manca quasi niente, a parte qualche impostazione che è veramente molto semplice, la privacy, nascondi la ricerca, le solite cose. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che l'applicazione vi sia utile. Mi raccomando, cercate di parlare con più gente che potete e poi fatemi sapere come va, se avete creato nuove amicizie, quello che volete. Questa lezione speciale di giapponese finisce qui e, come avrete capito, non fa parte del corso, ma è una lezione così in più che va ad implementarsi a già quello che stiamo facendo. Vi prego solo di condividere il video perché vorrei che questa cosa arrivasse a tutti, dato che non è solo per il giapponese, ma se voglio studiare lo spagnolo, il francese, qualsiasi cosa. Vi prego veramente di condividere il video su Facebook, ovunque vi pare. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao a tutti!